Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono sempre io, Mister L, e sono qui in compagnia di Negri. Allora ragazzi, abbiamo deciso di portare un video un po' speciale, tipo mille modi per trollare gente su Dark Souls, una cosa simile. E poi potete vedere da queste immagini che io stavo giocando a Dark Souls vestito da Lautra, per la console di Chris che voleva farmi provare. Gioco che io non ho apprezzato, ci tengo a dirlo. E praticamente io, avendo paura di questo spirito oscuro, mi sono messo a nascondermi in questo posto qua, con l'erba che tra l'altro ci copriva per metà. E di qui poi avevo deciso di prendere screenshot in seguito di iniziare diverse registrazioni. E questa immagine qui, come potete vedere in fondo, lo spirito oscuro che è ancora lì a cercarmi, è rimasto 10 minuti buono a cercarmi, ragazzi. E non mi ha mai trovato, anzi, mi ha trovato, ma alla fine l'avevo ucciso. Mi sa che se n'è andato. Cioè, era successo un piccolo casino, ragazzi, perché erano arrivati altri spiriti. Ci siamo rotti, siamo andati lì, l'abbiamo ucciso. Ed è finita lì l'azione, ragazzi. Ha perso 10 minuti della sua vita. Guardate infatti qui la visuale degli altri, più o meno quanto siamo nascosti nell'erba. E poi vedete anche cosa ci siamo inventati. Ecco, guardate quanti spiriti si potevano evocare, ma non sono stati buoni e... No. Vero, una 12 spiriti da evocare. La parte più bella, guardate, i critici mi hanno detto: hai trovato un modo per camperare anche su Dark Souls. Potete vedere, c'è un spirito viola che continua a cercarci in vano. Penso che siamo uno spirito oggetto, sta cominciando a vedere. Sì, adesso mezz'ora della sua vita persa a rompere tutti gli oggetti sulla mappa, pensando che ci fossimo tramutati. Alla fine qui ci siamo anche decisi, infatti, siamo decisi di andare ad aspettarlo giù. Ah no, poi siamo andati lì, siamo lì nascosti di nuovo perché siamo arrivati dagli spiriti a combattere tra di loro. Ci siamo messi anche a menare oggetti a caso. Anche ci siamo messi anche a menare l'aria da quanto era incazzato. Sì, infatti. Uno spirito più avanti, ragazzi, era così incazzato che quando ci ha incontrato ci ha attaccato in modo così aggressivo. Ma così aggressivo che voi non avete idea. E abbiamo cercato di scappare che era proprio su. Sì, era proprio incazzato. E la parte più bella è che noi, stando fermi, prendiamo parte delle anime e degli spiriti oscuri che si ammazzano tra di loro. Gli spiriti oscuri sono tutti quanti lezzi, si uccidono tra di loro, non collaborano per ucciderci. Ecco qui che stiamo ancora andando avanti. Noi eravamo qui ad aspettare mentre gli altri si ammazzavano. Infatti prima non avevamo fatto un calcolo, più o meno avevamo fatto quasi 20.000 anime se non vado errato. Ecco qui in alto c'è invaso. Abbiamo ucciso qualcuno col doppio shotgun o no? Col doppio shotgun mi sembrava che avevamo ucciso il tipo vestito di viola. Ecco qua abbiamo iniziato la registrazione. Ecco, infatti qui ci cominciano a menarsi. Stanno... Guardate, e noi, tra i tre litiganti, il terzo medita. Tra i due litiganti, il terzo medita. Così nel frattempo noi siamo qui a riflettere mentre gli altri due si ammazzano. Sentiate voci malamate di Chris che non sta zitto un secondo. Spoiler tutto però. Ecco qua, ha vinto. Esatto. E se non sbaglio, ora comincia a cercarci però. Eh sì, qua adesso lui sta, comincia a cercarci. Qua la paura. Sì, guardate. non ci vede. Sono tipo, sono passati in 30, così nessuno ci ha mai visto, ragazzi. Uno ci è sgamato, ma eravamo... Adesso vedete. Un barile in fiamme eravamo, ci ha sgamati sul colpo. E nel frattempo, tra l'altro, noi siamo anche più visibili perché ci abbiamo le braccia, quindi rimaniamo più meglio ogni tanto. Dove è andato? Era sempre qui a girare. Lui va qua, ecco. Qui a girare. Cerca. Ecco qua, lo cerca. No, aspetta, si è fermato. Si ferma a riflettere e se ne va via, si è rotto il cazzo. Qua abbiamo chiamato uno, mi sembra. Ah sì, per fare il ganker, ecco. Ah sì, abbiamo preso un'immagine qua, non mi ricordo. Sì. Tra l'altro anche io che per sbaglio... Ah no, qua noi invece stavamo facendo il ganker e stavamo andando avanti a combattere. Ho preso tutti questi qua su screenshot che ho preso io per sbaglio, perché confondevo i comandi. E ora addirittura ci siamo trasformati in questa... Cioè, ci siamo messi in questa corazza che siamo ancora meno visibili. Perché siamo neri. Siamo tutti quanti neri. E ci abbiamo anche delle specie di arbusti che ci escono fuori dalle spalle, dagli spallacci. Qua è arrivato quello. Questo qua proprio era il veterano. Noi l'abbiamo chiamato il veterano, questo qua. Perché lui cammina. Dopo lo vedete uno che cammina su Dark Souls. Ci sentivamo tipo: merda, sto qua ci sgama. Tutto tranquillo, così sa già dove siamo per me. E qua tra un po', se non sbaglio,
vanno a fare si scambiano opinioni. Sì, infatti. Qua adesso mi sembra che ci invadesse anche un altro tra poco. Si metteranno a dialogare. Eccolo, guardate qua. Che dialogano. Sembra un dialogo, maledizione, guardate. Che fa, avessero team speak, tipo robe varie. Si può fare su Dacio, se. È probabile. E non lo si trovano qua, si mettono a duellare tra di loro. Fanno duello così. Guarda, che potentissimo l'uomo con l'accetta. Perché se ti prende sei fresco comunque là. E se infatti vedi che quanti. Tra l'altro aveva anche un'armatura leggera, quindi. Qua cominciano a darsene. Sai che qualcuno accetta non è che abbia un'armatura fortissima, però. Qua vanno avanti. Tipo, guarda. Oh, non è rotto la guardia, ecco. Quello lì con l'accetta, se non vado errato. Andava avanti, tipo ci sono due o tre di fila anche. No, era un altro con l'accetta. Quello era bardo, era quello. Ah, più avanti, vedi. Più avanti vedete. Qua non riesco, qua non ci riesco. Cosa cazzo sta passando per strada, città di merda. Sei troppo polemico oggi. Sì, che lo sono, cioè. Tu mi gioco a Dark Souls, se non mi piace perché. Ecco, ho vinto. Ho vinto, ragazzi. Ha vinto, sì. Però le anime le abbiamo prese anche noi. Sì, infatti, guardate. 5.000, 6.000 anime tosse. Poi c'è invaso un altro. Se non sbaglio, ho ucciso anche questo qua. Città di merda. Registriamo. Fatalità da 3 giorni, ragazzi, che non succede niente. Città. Adesso registriamo. Banda. Passa la banda. Vedi che non si sente nel microfono, ma ora lo sanno. Uno spoileratore è nato. Il tuo microfono registra bene, al contrario del mio. È molto probabile. No, il tuo registra bene. Perché ragazzi, il mio microfono registra molto meno degli altri. Registra bene, ma tanto meno degli altri. Oh, backstab. Hai notato un cazzo. Backstab con la spada, abbiamo notato, ragazzi, fanno pochi danni. Col pugnale fa un casino di danni. Sì, perché ma dipende anche critici. Quanto l'hai potenziato. Perché tipo, ho provato con un pugnale che faceva più danno critico del mio. Però gli ho dato poco. Guardate qua, che gli togli tipo 3 colpi ed è morto. La strada passa sta città. Sì. Ed è sempre qui a girare, sempre qui a girare, no? Non si stufa. Lui per me ci sta. Un altro ci arriva il terzo. Lo stesso qua. Lui viene su di te. Noi eravamo lì. Oh merda, ci ha visto in realtà. Tipo poi questo qua sta tirando l'altro fortissimo da noi. Qua si mette. Io mi sentivo male perché sapevo che se combattevano qui sopra prima o poi ci chiamavano. Visuali in prima persona. È vero, siamo quasi in prima persona. L'altro lo segue. Oh merda, 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 merda. Qui forse se ci vedeva quello pesante. Qua si è trasportato giù, mi sembra, non so come. Ho fatto salto. Sì. Ora, se non sbaglio, non si sente. Sì, ragazzi, che c'è rumori in casa. La madre di Chris non rispetta il nostro canale YouTube. Non so nemmeno che so, forse. Madonna mia. Aspetta, ecco. Perry. Però i Perry, ma avete visto quanti danni gli ha fatto? Nulla. Non li hai tolto forse? Sì, ma io consiglierei quasi di usare un pugnale a questi punti. Guarda che parlo il pugnale. È anche molto più veloce. No, non l'ho preso. La di nuovo. No, ma si fa sempre urlare più Perry. Quelli pesanti li puoi strappare. E poi giustamente tu riesci a deflettere il colpo di un'arma grande, il doppio di Perry. Però alla fine è morto. Doveva morire. Ma ancora qua questo qui è, non molla mai. Fa. È lo stesso di prima. Doppio source di Estus ed è sempre qui ad aspettare. Per me la gente. Per me la community di Arthus è forse una delle community che c'è più tempo da perdere. Aspetta, in assoluto. Vediamo. Cioè io se fossi stato in lui dopo 2 minuti ecco, mi sono sei andato. Andato. E lui sta dovuto qua. Che poi loro stanno qua perché sanno che se noi ci muoviamo in altri posti. Quindi abbiamo bloccato un'altra e andiamo a nasconderci. È lo stesso di prima che è stato ucciso dall'altro. Però la gente per me qui, sapendo che noi siamo. Che siamo cioè, perché giù ci sono i mostri, quindi loro sentono il rumore dei mostri se noi. Che combattono contro di noi. E quindi loro aspettano qua convinti che prima o poi i mostri diano l'allarme laggiù, i non morti che girano. E in realtà non è così. Guardate questo, anche qui, sale e. Va oltre. Qui ci sentivamo sgamati perché stavamo tipo. Qua ci siamo alzati per sbaglio. No, qua era stato distinto. Sì, perché il Chris si è sentito sgamato e quindi. Si è alzato. Invece non mi ha sgamato. Uno addirittura, ragazzi, ci ha fatto sudare stra freddo perché ci sentivamo come se ci avesse visti. Ma questo qua per me sa dove è. Una parte più brutta che magari lui non vede noi, ma il suo subconscio c'è una cosa e quindi è sempre lì a pensare. Dov'è che l'ho visto? Ma perché? Perché è qui intorno, ma dov'è?
Oh, è sempre qua che gira, però non si trova mai. No, è qua, se n'era andato. Qua abbiamo stoppato la registrazione. No, no, qua se n'era andato giù. E noi abbiamo bloccato un altro per un po' di caso. Sì, abbiamo bloccato tutti. E qua abbiamo fatto uno che era ganker, mi sembra. E ora siamo tornati su a nasconderci. Abbiamo bloccato uno per fare il ganker. Però poi ci siamo nascosti di nuovo. Lui è rimasto da spaesato. Dov'è il padrone? Dov'è il padrone? Così dopo ci siamo messi in due via menare. Dov'è? Dov'è? Dopo arriva. Però sembrano davvero delle erbe qua, cazzo. Quegli spallacci che sembrano. E vedete dopo cosa ci siamo inventati per nasconderci. Arriva lui, goliero del sole. Dov'è? E noi ci faceva pena lasciarlo là da solo, quindi siamo fatemi andati da lui. Dai, andiamo a cercare. Dov'è il padrone? Andiamo a cercarlo. Sì, dai. Ecco. Qua credo che ci abbia visti. Ecco. Rivelazione, padrone, padrone. Qui ci siamo, aspetta, dov'è? Dov'è? Ecco, cercavamo. Ci siamo resi. E poi lui era che per me, guardate che ragazzi, qui noi abbiamo tagliato, ma era da tanto che ci correva dietro. Sì, lo siamo trovati. Questo qua si è proprio. Questo qui è incazzato, ragazzi. C'è la morte negli occhi. Si è fermato, ti ho trovato. Ah, ti ho trovato, bastardo. E scappa perché vede dove è arrivato quell'altro. Ecco, però è stato forte sto cuore. Ce l'abbiamo messo un po'. Qui non lo so. No, niente, non mi ha fatto niente. Ecco, ora... Stavi giocando a te. E mi sa che stavo... Stavo giocando io. Quanto vita? Era... No, è che ha giocato l'Essus. Intanto ho ucciso un NPC dietro. Però se vuole cazzo tutto quello dopo danno così. Sì. Fanno pochi danni ma attaccano l'Africa. Dark Souls 3 non mi è piaciuto rispetto agli altri perché è troppo movimentato, cioè... Ecco, se non invaso ancora. Quindi siamo 2 contro 2. Tanto dobbiamo riuscire a uccidere questo qua. Questo qua sta andando dallo spirito. E poi noi, non so perché, ma facevamo un casino con i joystick. Prendevamo screenshot a caso. Cambiavamo arma con lo shotgun perché prima eravamo vestiti da Laura. Ma questo qua sta aspettando un altro spirito scuro per fare... Eh sì. E lui è lì fiero a dire, lo scudo è utile contro le spade. No, anzi no. Guarda, ecco, uno, ora siamo 2 contro 2. Ah, alla due. Fine ci ha ucciso perché siamo ritrovati da soli. Ecco, gli ha messo la magia ora. No, sanguinamento gli ha messo. Ma arriva l'altro fiero. Che fa un casino di danno. Però la metto, lo scudo non è utilissimo da compagno. No, lo scudo su Dark Souls 3 è proprio inutile. Ragazzi, su Dark Souls 3, arma a doppia mano. Ecco. Qua. E qua già hanno one shottato con tutto quello che avevano. Qua tentavo in tutti i modi, bevo, no, mi hanno ucciso. E poi guardate che bimbe minchie, si attaccano anche tra di loro nonostante siano minchie. Qui ci sono vestiti da barile, ma un barile con, come si chiama? Un barile con la braccia. Infatti, vedete lui va qua, io no, non ci vedo. Vedi questo barile qui enorme che emana fuoco. E alla fine c'è anche saldato. Vede, così. Poi guardate. Pensa. Guardate che roba come ci... E ci ferma fino, ci guarda negli occhi. Vede l'abbraccio e pensa, ma che cazzo. E guarda, ci ferma qua, no. Poi ci saluta anche. Alla fine abbiamo dovuto arrendersi. Spostati. E ci ha fatto il culo anche sto qua, mi sembra. Sì, come tutti. L'avevo tentato almeno. 2. Cioè, praticamente, come dire, quando pari... Cioè, impieghi meno energia ad attaccare che a parare, quindi è tutta un'offensiva Dark Souls 3. Questo qua è proprio lo scudo da parry, quello là piccolissimo. Sì, c'ha un'ascia che sembra un'ascia giocattolo, cioè. Qui ovviamente qui stiamo andando avanti a combattere, quindi... Poi non capisco, ogni tanto la gente gli gira, si toglie lo scudo, si rimette lo scudo. Ma hai fatto questa roba qui? Giustamente i Chris decide di usare la magia, ma la magia è così utile che per schivarla basta camminare laterale. Camminare, neanche correre. Qua mi ero dimenticato di avere la Claymore, non so perché l'avevo equipaggiata. Infatti non è servito. No, aspetta. È un backstab che ho fatto, non è stato anche abbastanza forte. Sì, hai fatto tanto danni. Ma perché avevo la Claymore, cazzo? Perché non è forte? Sì, era forte, però non ero preparato per la ferma. Sì, lui era convinto di avere un'arma veloce e in realtà si ritrova lo spadone in mano. Qua lo stavo di quasi ucciso. Ma non mi mancava niente ormai e non avevo neanche stamina.
guardalo. Magia? È inutile. È così lenta che è. Tutto. Potevamo fare un attacco in salto per ucciderlo. Corre, si sente minacciato, scappa via. Ecco, ecco, ora se ne va. E se ne va, così, basta. Non avrei mai il mio culo, puttana. E ci rimaniamo di merda qui, è scappato. Puti non perdere, se ne va. Ora se non sbaglio evochiamo... Sì, e ora evochiamo quello là che si incazza, mi sembra. No, questo qua che sembrava un contadino, no. Qui, questo. Questo qui, questo. Che cercavamo sempre di evocare i più pro, diciamo, ragazzi. Quindi stiamo evocando, vi assaltate, ci siamo subito messi a nasconderci. Sì, qua è ancora peggio, guardate, dalla loro visuale, siamo invisibili. Siamo invisibili. Lui passa, non ci vede, e va ora. Ecco. Questo qui è quello là che non si incazza di più, mi sembra. È probabile. Sì, sì, è vero, questo qua che si mette a menare a caso. Quello là se ne, dov'è? Se ne va. Sì. Se ne è andato, poi tornato. Era questo qui che lo provocavamo, no? Sì, sì. Ah, no, no, era un altro, era un altro, era quello dopo allora. Subito un altro, subito a nasconderci. E poi non ci rende per niente più scamabile il fatto che lui era a pensare. Ecco. Ah, sti due combattono. Sì. Ora c'è il duello. Ma perché? È però quello lì con la barda però. Perché combattono sempre i maggiori? Ah, penso che gli spiriti rossi siano tutti quanti più nemici, mi pare. Vuoleggiamoci per dare la caccia ai giocatori. No, uccidiamoci tra di lui perché giustamente... Ma sì, è forte l'ascia, è forte la... È mostro qua, sto qua. Le arme due mani contano tutto su Dark Souls. Sto qua non è mostro di tanti. Ma hai rotolato lui addosso, gli fai anche danno. Come fai a fare l'attacco che rotoli? Gli fai la rotolata. È l'attacco che si mette a roteare con la alabarda. Non so, non ho mai usato una alabarda e mai la userò. È tanto forte però, mi pare. Meglio che spada e scudo. Qui l'ho ucciso, sto qua io. E poi questo qui aveva una pazienza enorme, ragazzi. Noi non lo trovavamo più, volevamo ammazzarci. Guardiamo, lo troviamo che era lì seduto al falò ad aspettarci. Guardate che favola. Si mi dico stra bene. Anche perché sembra umano e quindi. Qua va a cercarsi. Nulla. Pensava, è una scatola. Vai, no, e comincia pure lui a distruggere cose. Qua pensavo che mi avesse visto, invece no. Guardatelo l'alfalò. Sì, infatti. Ma lui poteva riposarsi, però. No. Si è messo lì per bellezza, mi sa. Per confondere. Io ho tempo da perdere, ho fatto tutti i compiti, quindi posso stare qui fino a 2 ore. Ti aspetterò, ti ucciderò. Qua lanciavamo bombe per attirarlo. Ah, sì, è vero, lanciavamo bombe per attirarli. Bombe, ecco. Qua la bomba c'è di merda. Loro non si accorgono. Se lo spara sui piedi. Subito per terra. Quello con la barda però vince sempre. Ah sì. Ecco, fa la carica è inutile. Già sì, a questa distanza è inutile. Pensare che volevamo andare là noi due a tirare lì le bombe da sopra. Sì, infatti. Cominciano a anche equipaggiato un'arma a due armi, sbaglio. Ha un coltello nell'altra mano. Non vedo. Chi? Quale? Quello lì con la alabarda. No, adesso no, adesso no, più, ho cambiato tutto. Prima c'era un coltello anche, mi sembra. Alabarda e coltello. Alabarda e coltello. È tipo un'arena gladiatoria, noi siamo qui a farci i cazzi nostri e vediamo gli altri morire per noi. Vabbè, non so, non mi ricordo chi vinceva qua. Ma sì, sono entrambi che fuori. Grazie. Questo qua l'hanno sentito, sì. Mi sembra di sì. Probabilmente. E quello era forte. Capisci perché non faccio mai completo. Ragazzi, voi capite perché a volte per noi youtuber è molto frustrante stare video, a volte per Mr. L non carica video per un po' di tempo. Quindi, vi faccio un piccolo resoconto. Mr. L c'è molto spesso la casa libera. Quindi e registra poco, c'ho molte robe da fare, ma c'ho molte volte la casa libera e non ne approfitto. Il Chris registrerebbe ogni giorno, però si ritrova tipo le parti in casa. Madonna mia, ma degni di andare là che stai registrando. Quindi se parlo poco è perché mi sono appena svegliato di faccia la mattina presto, quindi non, quando non c'è nessuno. Devi chiamare di mattina a fare senza papyrus. E subito ti svegli te. Subito. Sono alcuni nostri video che facciamo noi. Io mi sveglio prima di te, Rizzi. E quando? 9.
Questi qua non vogliono saperne proprio di morire, casomai qui ci sarà un piccolo taglio perché non muoiono. Sa che stanno perché ci stanno intrattenendo. Ma no, mo. Sì, sono davvero forti in drammi. Qua non so. Non muoiono, ehi. Oh, è morto. Oh, cazzo, ma quanto è bruttissimo quello. Fatti un inchino. E adesso, doppio sorso di Jesus. Secondo due volte il campione dell'arena sto qua. Se non sbaglio, ecco qua ci guarda. Qua noi ci mettiamo anche a punzecchiarlo. Qua. Guardate, fieri. Guardate che roba. La freccia si incarta. Sì, è vero, fatto bene. Tu vedi che il mirino là non la freccia va sotto. Maledizione. Va bene, lui ancora peggio. Ecco qua. L'abbiamo colpito. Qua l'ho schivata. Ma non se ne è accorto prima, perché è andato verso l'altro. Non ci ha neanche visto sto qua. E ci mettiamo di nuovo giù ad aspettare. Ecco, guardate che miserevole, lui fa l'inchino e lui la approfitta subito. Miserevoli. Non so se vince questa volta. Ma no, mi sembrava che morisse qua. Io ti favo per quello con la barba. Ha avuto la foto con lo scudo, no? Scambio di colpi. Continuo scambio di colpi tra i due, nessuno. Nessuno era meglio per ora. Ecco, no, sta prendendo la prese. Un colpo e muore. Deve scappare per forza. No, io ti favo per quello lì. Guardate l'altro che beve tutte le fiaschette così fiero. Una dopo l'altra. Merito. Adesso noi siamo messi a provocare. Qui ce n'era uno che non so se era lo stesso, no, era un altro qua. Sì, certo. Ce l'avevamo messo a provocarlo, ragazzi. Sparavamo frecce per attirarlo un po'. Lui sale, noi ci nascondiamo. No, ci ha visto, Giulio. Non ci ha visto. No, sì, ci ha visto. Sì. Ah, ci ha visto, cazzo. E qua non si spostava, cazzo. Ah, questo qui, ragazzi, ci ha dato la caccia per tipo 2 ore. No, non così tanto tempo, ma quasi. Veramente, ragazzi, proprio è stato qui tantissimo. Noi abbiamo provocato. E lui sapeva che lo prendevamo in giro, perché gli sparavamo addosso frecce ogni tanto. Sparavamo granate in giro, lui si accorgeva. guardate quanto aggressivo, guardate. Guardate, questo stacco qui ha dei pochi di merda perché gli avevamo dietro praticamente. Adesso. Ma poi si mettevamo anche a scappare per sì, per dargli fastidio. Sì, vabbè, però anche sto qua scappa. Dov'è? Ecco, adesso ci mettiamo a scappare. Guardate che fa ora. Ah no, pensiamo. No, è dopo. Adesso pensiamo. Via. Non ci ha visti. Merda. Ci ha stravisti. Ora torniamo su per fare incazzare ancora. Per me sta bestemmiando quello lì. Sì. Non credo che facciamo. Giù. Mamma. Sul colpo. È stata una cosa violenta questa. Ragazzi, finiamo qua e ciao a tutti. Ok, è finito quel video, ci si vede.